Con Alberto Rizzo. Alberto è debuttato dopo la partita con il Lecce in trasferta, adesso anche il debutto al provinciale. Che emozione hai provato? È stata un'emozione unica per me che sono nato in questa città e è una città. Ci tenevo soprattutto a ringraziare il mister e la società che mi hanno dato questa possibilità. È una città che vive di calcio e i tifosi ne sono la dimostrazione. Quindi per me è stato un onore, è stata una bellissima esperienza ed è una cosa che mi rende orgoglioso. Molti ragazzini crescono con questo sogno e questo però non mi rende migliore degli altri, ma è solo uno stimolo a dare sempre di più e impegnarmi al massimo. Sei al Trapani sin da bambino, hai fatto tutta la trafila nel settore giovanile. Cosa ti ha dato questa società e quali sono le tue emozioni al riguardo? Questa è una società che a me personalmente ha dato tanto, ha sempre creduto in me, a partire dal direttore Mario Gabriele, che da sempre, da quando sono piccolo, mi ha sempre seguito. È una società che mi ha dato l'opportunità di confrontarmi in campionati importanti con una squadra come il Bologna, il campionato Primavera, una società che ha una grande storia alle spalle e dove ho conosciuto persone che mi hanno dato tanto dal punto di vista calcistico, ma soprattutto umano, come il mister Leonardo Colucci. Qual è stato il ruolo della tua famiglia nella tua crescita professionale? La mia famiglia è stata importantissima e il primo a inculcarmi questa passione è stato mio nonno che da sempre mi accompagnava agli allenamenti. Poi una grande mano è stata data dai miei genitori che mi hanno aiutato soprattutto con l'esempio. Le parole erano poche e mi hanno responsabilizzato, mi hanno sempre lasciato libero di fare ciò che mi piaceva senza essere troppo invasivi. Mi hanno sempre accompagnato, mi hanno sempre affiancato, senza mai dire una parola di troppo e soprattutto senza farmi mai abbandonare lo studio, cosa che ancora oggi non ho abbandonato. Cosa ti ha avvicinato a questa squadra, a questa società e se c'è qualche aneddoto che ti è stato raccontato sul Trapani Calcio? Da sempre mio padre mi ha raccontato degli aneddoti del Trapani che sfiorò la B, di giocatori come Barrà, con lo stesso mister Cammanella che ha giocato qui per il Trapani. Invece per quanto riguarda la tua esperienza al Bologna, dopo questa esperienza in terra emiliana e la parentesi al Cuneo, ripartire da Trapani per te è motivo di orgoglio? Allora, le mie due esperienze sono state delle esperienze fondamentali per la mia vita, penso, perché stare lontano da casa mi ha fatto crescere molto. A Bologna è stata una bellissima esperienza, come ho già detto, però anche quando sono andato via sognavo sempre comunque un ritorno con questa maglia, perché diciamo che è il sogno di tutti i bambini che crescono in questa città. Qual è il tuo rapporto invece con i compagni più esperti e cosa stai imparando da loro? Ho un ottimo rapporto con tutti, sono dei ragazzi disponibili, è gente che conosce la categoria, che ha giocato in categorie superiori e quindi non possono che darmi una mano. Io lavoro sempre al massimo e cerco di seguire tutti i consigli che mi danno. Andando all'attualità, dove può arrivare secondo te questo Trapani? E questa squadra è stata costruita per fare un campionato di vertice sicuramente. Però come ho già detto, ha dei giocatori di categoria superiore, però sarà importante dimostrare sul campo questa superiorità. Dopo la vittoria con la Regina, adesso ci attende una trasferta da non sottovalutare, la partita con il Fondi. Che partita ti aspetti? Come già detto, è una partita da non sottovalutare. È una squadra che in questo momento è ultima in classifica, ma a poche giornate dall'inizio del campionato la classifica non conta molto. E sicuramente se siamo superiori lo dovremo dimostrare in campo, scendendo in campo con la giusta determinazione e con la giusta voglia di portare a casa il risultato.